Forse la solitudine. Il 24 dicembre 1956 la rivista Time gli dedica Saldo durato tutta la vita davanti al sipario di un teatro teatrale che noi, a cui noi possiamo assistere. Sono si gode una vista meravigliosa su tutta la città natale. Mi piace molto. E l'ultima cosa, che anche se è roba di 100 anni fa, sembra che arrivi da fra 100 anni. Con una nuova stagione piena di sorprese. Un podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone. Lo puoi ascoltare sulla... Sostanza, anzi, generalmente nulla. Ma con ciò ha saputo creare un personaggio e il mondo aveva la sensazione di conoscerlo, senza averlo mai conosciuto affatto. Scegliendo immagini precise, dalla latina della zuppa Campbell al logo della Coca-Cola al volto di Marilyn Monroe, che mantengono ancora oggi una potente risonanza e una grande originalità. And so, ladies and gentlemen, we come to the American Dream, Warhol's Sublime. To picture Marilyn Monroe, arguably one of the most iconic. Elizabeth Taylor, per esempio, prova a piacere ad avere un contratto. Ho evitato di riprodurre tutti i brufoli, perché è così che si dovrebbe fare sempre. I brufoli va tutto bene, anche perché almeno ha sempre qualcosa da fare. Warhol, invece di tentare la strada dell'arte proponendosi a legare la sua precoce calvizie, inizia a indossare una parrucca bianca, forse una gran casalinga. Lui poi aveva tratti da Andy, prova a soffocare qualsiasi emozione e la notizia circola su. Gli anni 50, in particolare la seconda metà del decennio, segnano la vera svolta nella carriera di dadaista, che attingeva al repertorio artistico. Successivamente stende tele grezze sul marciapiede davanti alla sua casa, disegnare. I soggetti? Bottiglie di Coca-Cola, frigoriferi, televisori, immagini tra... La ingloba i temi all'interno della Campbell's o come il logo della Coca-Cola, che arrivassero a tutti e non solo agli amanti dell'arte, e che entrassero quasi naturalmente nelle case, e come accadeva per i messaggi televisivi, attraverso una... azioni chiare e definitive sul suo lavoro. E l'ironia che punteggia la sua arte e probabilmente anche la sua. It's funny because we know this person whose name was AK, and but now he's changed. He went to London. And... conosco una rockstar. Interpretare lo spettatore può essere simboli da condividere. Nel 1961 compra 32 varietà di zuppe Campbell. Gli erano sempre piaciute, la madre gliele preparava per pranzo e le fotografa, le proietta e ne disegna i contorni sulla tela. Poi segno netto e scuro, i colori non hanno passaggio chiaro-scurale. Uguali, e tutte le Coca-Cola sono buone, lo sai. Degli assegni politici, non solo i due Kennedy, ma insomma possiamo ricordare, crea dei punti, delle cuspidi, come dei punti, e Andy Warhol l'ha raccontato. Le cicatrici sul torace immorfano alla sua segretaria, ma i tempi stanno mutando e lui ne segue il flusso, ritagliandosi come sempre uno spazio in primo piano. Che ha inventato il linguaggio ritmico di Sex Machine. Amici, per la prima volta alla televisione italiana, James Brown! Arrivano gli anni 70, Sex Machine, considerata il primo brano disco a tutti gli effetti. Era il 1971. La vita notturna esplode ovunque.